Bentornate e bentornati a War Room Com, il nostro appuntamento settimanale con le novità e le tematiche della comunicazione, nato dalla War Room di Enrico Cisdento e che riprende ora dopo la pausa estiva. Comunicare. Comunicare è una parola magica dei nostri tempi, una sorta di passepartout. Di sicuro richiede tempo e competenza, perché non di rado vengono commessi degli errori. A volte sono anche troppi. Tanti, perfino marchiani, e sono ancora più problematici se vengono commessi da figure dotate di responsabilità pubbliche, la classe politica innanzitutto, oppure da chi della comunicazione è, o forse andrebbe detto piuttosto è ritenuto, un professionista. Del resto errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Tra gaffe, malintesi, veri e propri sbagli, errori strategici o di prospettiva, per andare a comprendere quello che non va nella comunicazione, ci possiamo affidare alla guida della scienza politica, che ha orientato il modo di analizzare temi e questioni per tutta la vita di uno dei suoi esponenti più prestigiosi, il professor Gianfranco Pasquino, che è l'ospite di oggi. Come ha scritto nel suo ultimo libro, uscito da poco per i tipi di Paesi Edizioni, e significativamente intitolato Fuori di testa, errori e orrori di politici e comunicatori. Un minuzioso diario quotidiano di quest'ultimo biennio ancora in corso di svolgimento, 2023-2024, dal quale emerge un pezzo di vita pubblica, vari aspetti di funzionamento del sistema dei media e taluni giudizi sull'elite politica. Oltre a una lezione sul funzionamento del sistema politico-istituzionale in questa fase variamente descritta di policrisi e permacrisi, che però nel nostro caso dura ormai da tempi davvero di lunga durata, partendo almeno dalla crisi di regime di Tangentopoli. Discutiamo appunto di tutto questo con il professor Pasquino, a cui do il benvenuto. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Molte grazie per averlo accettato, professore emerito di scienza della politica all'Università di Bologna, editorialista del quotidiano Il Domani, allievo e poi interlocutore o collaboratore di giganti come Norberto Bobbio e Giovanni Sartori. E dunque, partiamo proprio da quello che è il titolo del suo ultimo libro. Chi sbaglia di più, i politici o i comunicatori in Italia? È una bella lotta, è una gara continua a superarsi negli errori, a ripeterli, a ribadirli, a sostenere che sono invece anticipazioni di cose che avverranno. C'è una situazione molto brutta perché incide non tanto sulla formazione dell'opinione pubblica, ma incide su quello che l'opinione pubblica riceve. E l'opinione pubblica viene in questo modo più o meno consapevolmente manipolata e dice: ma l'ho sentito dire da, e l'ho sentito dire da, ma nessuno ha controllato. Anzi, qui mi viene subito in mente che c'è il problema di controllare i fatti a cui si riferiscono i politici e i comunicatori, non tanto le modalità con le quali comunicano, che pure sono molto importanti, ma che cosa comunicano effettivamente. Nella teoria normativa, nell'ideale classico, nella cultura politica della democrazia liberale, l'opinione pubblica a cui lei faceva riferimento è fondamentale. Noi l'abbiamo sempre studiata, vista, anche con un pregiudizio positivo naturalmente, come un luogo, uno spazio all'interno del quale circolano idee che si confrontano in maniera dialettica, si scontrano e che poi si ricompongono attraverso la procedura elettorale. Ma questa appunto è un'idea molto classica. Cosa è successo negli ultimi anni, almeno dalle televisioni commerciali, e oggi che gran parte dell'agora pubblica coincide sostanzialmente con le piattaforme social. Successo che di opinione pubblica in generale è difficilissimo parlare, probabilmente non esiste più. Esistono delle opinioni pubbliche che sono separate. A suo tempo, credo oramai quasi 40 anni fa, un grande scienziato politico statunitense parlò di tavole separate. Ecco, ci sono delle tavole separate, apparecchiate da qualche comunicatore e qualche volta sobillate da qualche politico, che però non comunicano, che usano piatti di tipo diverso, che ritengono che i loro piatti sono migliori, ma non li mettono mai a confronto, e quindi questo spappolamento, questa frammentazione dell'opinione pubblica. A suo tempo, come forse lei ricorderà, erano i partiti che in qualche modo guidavano la formazione di questa opinione pubblica in una competizione stretta di idee e anche di scontri, ovviamente, che erano molto proficui. Oggi i partiti non hanno più la capacità di guidare e quindi riflettono pezzi delle opinioni pubbliche a loro graditi. È una situazione niente affatto buona.
In questa trasformazione un ruolo decisivo l'hanno giocato i leader, ovvero il passaggio dalle organizzazioni collettive, dai corpi intermedi, dai partiti a figure che dominano lo spazio pubblico, la vita pubblica e che naturalmente portano in sé anche una componente di psicologia individuale molto forte. Questo passaggio ai leader, come è avvenuto? Perché i leader sono così tanto importanti in Italia? Ma, tanto per cominciare bisogna essere molto attenti a dire che il passaggio è avvenuto dappertutto, perché ci sono situazioni nelle quali i leader ovviamente sempre hanno maggiore visibilità e maggiore incisività, però dipendono dalle organizzazioni. Sono leader anche dell'opinione pubblica, ma in quanto dirigono organizzazioni. In altri casi sono leader senza organizzazioni, emergono, acquisiscono popolarità immediata per magone, magari per qualcosa di assurdo che hanno fatto, di scrivere un libro non tanto controcorrente, ma contro decenza, vorrei dire così, compiere qualche atto straordinario che in realtà è molto deprecabile. E quindi acquisiscono visibilità perché non c'è nessuna organizzazione dietro di loro, nessuno che in qualche modo li controlla e non c'è altro, e quindi con chi si interagisce? Si interagisce con quella persona lì, la si invita in qualche talk show televisivo, in qualche salottino e così via, questa visibilità, e con la visibilità lo pezzo di opinione pubblica credono che quella sia anche autorevolezza. Non è così, forse il rapporto è addirittura contrario: meno visibile più autorevole, più visibile meno autorevole. E qui c'è il capitolo populismo. Come lei ci insegna, populismo è un'etichetta molto scivolosa, naturalmente molto larga, va maneggiata con cura, ci sono tanti tipi di populismi. Però il leader populista, in qualche modo, può essere descritto come un comunicatore più che un politico, oppure questa è un'idea stramba? No, il leader populista trova la sua forza esattamente nella capacità di comunicare direttamente con il popolo, tra virgolette, forse con il suo popolo, perché anche in questo caso va detto che non c'è un popolo, ci sono diversi gruppi di cittadini, associazioni di cittadini, più o meno forti, più o meno diffuse, più o meno numerose, e queste associazioni talvolta resistono, talvolta spesso resistono il richiamo populista, ma il leader definisce il suo popolo e poi lo corteggia, lo coccola, le dice che sono loro quelli puri, duri e così via, e mantiene questo rapporto cercando ovviamente di cancellare tutte le organizzazioni intermedie. La famosa espressione la disintermediazione è un'espressione perfettamente populista. Disintermediazione perfettamente populista, molto diffusa nel nostro paese. Lei ci ricordava che la personalizzazione e il leaderismo non sono unicamente italiani, però non è difficile negare il fatto che l'Italia è un laboratorio a ciclo continuo di populismi. Ne ha inventati tanti, anche diciamo in un'epoca un po' lontana da questa. Qual è la specificità italiana del sistema politico o della politica italiana in generale rispetto alla produzione di populismi a getto continuo? Questa, come lei sa, è una domanda complicatissima che richiede un'analisi storica. Potremmo dire che il populismo italiano nasce quando la destra storica e la sinistra storica perdono la capacità di organizzare il loro seguito e quando aumentano il numero degli elettori. A quel punto c'è una critica antipolitica all'inizio del secolo. Il tanto riverito Brezzolini è un antipolitico e crea una situazione nella quale ci si oppone alla politica in nome di altri valori più o meno importanti, e si dà spazio alle personalità, che peraltro in quel periodo erano abbastanza forti, ma non populiste. E poi il populismo troverà naturalmente una parte di sfogo nel mussolinismo, per dirla così. Il punto fondamentale è che questo elemento antipolitico rimane, passa attraverso tutta la storia italiana, giunge naturalmente anche a noi, ma viene tenuto sotto controllo quando ci sono grandi organizzazioni politiche, cioè né la Democrazia Cristiana né il Partito Comunista, né ovviamente tantomeno il Partito Socialista hanno populismo perché controllano questo, e non è vero che non hanno leader, perché invece hanno leader molto visibili, in un certo senso anche molto potenti. Quando crolla il sistema partitico italiano nel periodo 92-94 si apre lo spazio populista e leaderista, che viene colmato da Berlusconi, poi il resto possiamo ancora seguirlo se lei vuole, però su un punto vorrei sottolineare prima di tutto che Giorgia Meloni non è una leader populista, perché la leader è espressa da un'organizzazione
che ha bisogno di quell'organizzazione, e Giorgia Meloni ha un grande pregio: utilizza alcuni atteggiamenti populisti senza essere lei stessa populista. Questo è un elemento molto interessante, quello che ci sta raccontando. Invece, a proposito di assenza di organizzazione, una delle forme populiste di maggiore successo nel caso italiano e che ha fatto scuola anche all'estero da molti punti di vista è il Movimento 5 Stelle. Proprio in queste giornate vediamo una sorta di torsione, potremmo dire, da zecca garbugli, no? Nel senso che i due leader in conflitto tra loro, Giuseppe Conte e il cofondatore Beppe Grillo, si sfidano a colpi di carte bollate. Uno invoca la risoluzione del contratto, il famoso contratto di comunicazione, l'altro dice che dal punto di vista legale possiede il simbolo. Cos'è successo al Movimento 5 Stelle? Come possiamo descrivere la sua parabola? Lei pensa che sia finita in maniera appunto decisiva? Io comincio dal fondo, non credo che sia finita, perché una parte ovviamente di elettorato ha opinioni antipolitiche, una parte di elettorato è disponibile a essere antisistema. Il Movimento 5 Stelle va bene quando riesce a caratterizzarsi al meglio contro il sistema, contro tutti. Aveva dei problemi iniziali enormi, che sono stati colmati per l'appunto dalla grande insoddisfazione dell'elettorato. Però gli elementi populisti rimangono, cioè il limite ai mandati è populismo, perché toglie agli elettori la possibilità di scegliere e riscegliere i suoi rappresentanti bravi, e gli toglie anche la soddisfazione di bocciare i rappresentanti pessimi. Il fatto che si tratti di uno uguale uno è un'affermazione populista. Non è mai così in nessuna organizzazione, non solo in politica, ma in nessuna organizzazione uno vale uno. Uno vale uno soltanto quando contiamo i voti. Questa è l'unica eguaglianza che la democrazia richiede, l'eguaglianza di fronte al voto. Non c'è eguaglianza, intendiamoci, neanche di fronte alla legge, perché alcuni hanno dei buoni avvocati, altri no, e alcuni possono patteggiare, altri no, e così via. E quindi il Movimento 5 Stelle ha coccolato alcuni elementi populisti che ne hanno fatto la forza, e adesso si rende conto che quelli sono anche intralci. I due mandati, il limite a due mandati, impedisce la formazione di una classe politica che è necessaria, persone con competenza e con esperienza. Tutto questo non è finito però, perché rimane l'insoddisfazione. Il Movimento 5 Stelle, se si caratterizza come antisistema, continuerà ad avere almeno il 10-12% dei voti. Un tempo l'insoddisfazione, soprattutto dei ceti popolari, stiamo parlando del Novecento, trovava una rappresentanza innanzitutto nella sinistra, in quelle che un filosofo noto, Peter Sloterdijk, chiamava le banche della rabbia, che stoccavano appunto l'insoddisfazione, la rabbia, il rancore, e le bonificavano questi sentimenti all'interno di un processo di emancipazione storica, di liberazione. Allora si chiamava la lotta di classe. Oggi invece la sinistra è sostanzialmente il bersaglio dell'insoddisfazione e ha un grosso problema col leader. Il leader è una scorciatoia cognitiva, naturalmente, e pur tuttavia viene decisamente votato ed è importante all'interno della battaglia politica. Lei pensa che la sinistra abbia bisogno di un leader e che sia oggi in grado, possa essere in grado in futuro effettivamente di rappresentare nuovamente l'insoddisfazione per portarla all'interno di un processo di liberazione, oppure quella sinistra è definitivamente chiusa, la pagina è voltata e oggi ci dobbiamo aspettare che cosa? Io mi auguro che quando lei parla di sinistra, in questo caso stia parlando solo di sinistra italiana, perché non c'è una sinistra nel mondo, ci sono molte sinistre, anzi il pluralismo è in qualche modo la forza delle sinistre, ci sono molte esperienze di lunghissima durata. Non possiamo parlare di sinistra dei socialdemocratici svedesi paragonandola alla sinistra ad esempio dei portoghesi, che hanno costruito una città decente e anche di governo. Negli Stati Uniti sinistra, come le è noto, è una specie di epiteto negativo affibbiato da coloro che non vogliono cambiamento, però esiste una sinistra, ad esempio Franklin Delano Roosevelt certamente era un uomo di sinistra, e così via. Allora, le sinistre hanno certamente bisogno di un leader che sia espressione di quell'organizzazione, che sia in grado di interpretare quello che l'organizzazione offre agli elettori, che sia in grado di essere credibile agli occhi degli elettori. Un leader o una leader, naturalmente, centralmente nell'Europa centro-settentrionale, molti dei capi dei partiti di sinistra sono donne, Finlandia, Svezia, Danimarca, anche in Norvegia ci sono delle splendide primi ministri donne. E quindi questo è assolutamente necessario.
Nel caso italiano siamo di fronte a qualche difficoltà, che dipendono quasi tutte dal Partito Democratico, che è un'organizzazione cresciuta, nata male e cresciuta, come dire, no, non meglio, lo dirò così, e che ancora continua a essere fluttuante, che non ha ancora trovato un Ubicon system, come si dice, qualche cosa che sia il suo, come dire, terreno da ampliare. Noti che non uso il termine campo, e se lo usassi non direi mai campo largo, ma direi campo aperto, perché la forza della sinistra è di essere aperta. Una sinistra chiusa su se stessa può anche tenere il 20% dei voti, ma non governerà mai, tranne che con giochetti, trucchetti e con qualche tipo di capovolta, di giravolta. Rimaniamo sulla sinistra italiana, per l'appunto, che è l'oggetto dei nostri ragionamenti, mentre, come lei ci ricordava, le sinistre internazionali sono plurali e anche vittoriose in vari casi. Un problema che è diventato sempre più rilevante dagli anni Ottanta è il rapporto tra la sinistra italiana, in particolare il partito egemone, e gli intellettuali. A lungo è stata il luogo di frequentazione, un luogo di elaborazione, uno spazio politico all'interno del quale gli uomini, le donne di cultura, gli intellettuali avevano un ruolo attivo. Poi a un certo punto qualcosa si è rotto, probabilmente la comunicazione è diventata così centrale da sostituire nelle idee di alcuni leader la stessa possibilità di lavorare, di operare con gli intellettuali, e oggi ci troviamo in un contesto in cui, in maniera un po' sgangherata, naturalmente anche all'insegna di alcuni affari molto discutibili, la cosiddetta egemonia culturale viene invece rivendicata dalla destra, quella meloniana per l'appunto. Si può ricucire tra intellettuali e sinistra? Cosa è accaduto? Ma tanto per cominciare, io non ho mai pensato che bastasse la famosa distinzione di Gramsci tra gli intellettuali organici e quelli no. Cioè, penso che gli intellettuali organici, se tali erano, pagavano un prezzo elevatissimo alla loro organicità, cioè dovevano tenere al di sotto delle loro capacità il livello di elaborazione politico-culturale, perché alla fine la linea la dava il capo. Gli intellettuali disorganici, per così dire, avevano talvolta scarsa capacità di incidere sulla politica, ma incidevano sull'opinione pubblica, e questo poteva aprire spazi per l'appunto di egemonia culturale. Non so se si è rotto qualcosa, sono sicuro che i partiti oggi sono convinti di poter fare a meno degli intellettuali, e gli intellettuali sanno che non riescono ad incidere sui partiti a meno che non ci entrino e quindi si politicizzino, se posso dire così, si partiticizzino, con tutto quello che ne consegue naturalmente in termini di libertà di ricerca, di lavorazione e di proposta. Qui gli esempi sarebbero tantissimi, però mi limito a notare che su tutto quello che riguarda ad esempio l'immigrazione c'è una produzione importantissima di alcuni intellettuali, anche di sinistra, dei quali i politici non tengono in nessun modo conto, e neanche naturalmente il Partito Democratico. Bisogna ricreare un rapporto? No, non bisogna ricreare niente. Bisogna semplicemente mantenere spazi di libertà, spazi di elaborazione, spazi di scontro e qualche volta anche di incontro. Dopodiché questa è ancora egemonia. Io non so se c'è l'egemonia della sinistra, so l'egemonia culturale, so che c'è stata sicuramente, so che i grandi intellettuali italiani sono stati prevalentemente progressisti, con alcune luminose eccezioni di non progressisti, ad esempio colloco tra i non progressisti e il grande intellettuale, colloco sicuramente Leonardo Sciascia. Però nel complesso il punto fondamentale è che la destra non ha grandi intellettuali e quindi cerca di avere un'egemonia che significa conquistare posti nei luoghi dove sorge cultura, non di fare cultura. E questo è un problema che riguarda però non solo la destra, ma riguarda il paese. Gli intellettuali, lei ci ricorda, incidevano da disorganici quando c'era un'opinione pubblica che dibatteva, che discuteva, che partecipava. Oggi uno dei nodi probabilmente ha a che fare, lo ricordava sempre lei all'inizio della nostra conversazione, con la frammentazione, la frantumazione dell'opinione pubblica. Il caso italiano è un caso particolarmente eclatante, in cui si saldano questioni differenti. Basta vedere i dati di lettura dei giornali che sono in caduta libera, il proliferare di dibattiti che partono dalla rete, la diffusione delle famose fake news. Naturalmente il tema è complesso, possiamo dire, è una questione di disordine informativo. Non ci sono forse delle responsabilità anche da parte dei cittadini italiani da questo punto di vista? E visto che non è possibile ritornare indietro e che dalle opinioni pubbliche che lei citava non si tornerà a un'opinione pubblica, in che modo si può
non tanto orientare naturalmente, ma incidere sul dibattito, cercando di portarlo nella direzione, anche rispetto ai leader dei partiti, di un maggiore ascolto delle idee che circolano al suo interno. Ma posso fare il furbo e dire che tanto per cominciare attività come questa di War Room sono importanti, perché garantiscono una pluralità di opinioni, garantiscono che ci siano effettivamente opinioni, che è qualche cosa di più che idee sparse e vaghe, garantiscono un confronto, garantiscono un dibattito. Questi luoghi di confronto e di dibattito sono importanti. Però il luogo vero dove si dovrebbe produrre cultura sono le università, e purtroppo siamo di fronte a una situazione curiosa, che ci sono eccellenze nelle università italiane, ci sono grandi professori, grandi docenti, grandi ricercatori, e però non riescono a fare massa. E qualche volta qualcuno di loro, come noto, se ne va anche quando non è ancora grande, ma ci sono tutte le indicazioni che tale lo diventerà. Ho partecipato di recente a un piccolo convegno sull'Italia, tutti i relatori erano italiani che stavano all'estero, a Oxford, a Cambridge, a Berlino, e questo però è un bruttissimo segno, perché anche l'università soffre del problema della frammentazione. Non saprei come uscirne. So che, adesso dico una cosa che desterà scalpore, che ci vorrebbe una visione da Gentile, cioè un grande liceo come lo immaginava Gentile, però non vedo la capacità di coloro che pure insegnano, e qualche volta con grande impegno personale e anche con cultura, non riescono a fare massa e a produrre quella riforma che sarebbe necessaria. E per adesso infatti ci teniamo, salvo diciamo richiami e prove contrarie, il liceo del Made in Italy invece. A proposito di frammentazione, naturalmente non si può parlare dell'Europa. Cosa sta accadendo in Europa? Nel senso che da tempo la viene descritta come il vaso di coccio tra i vasi di ferro, la sua governance è estremamente farraginosa. Nel frattempo è arrivato il rapporto Draghi e sistematicamente, naturalmente, anche al di là delle sue volontà, naturalmente Draghi diventa l'uomo della provvidenza. Cosa si può fare in Europa dal punto di vista della governance per cercare di trasformarla in un attore vero in un contesto appunto di deglobalizzazione e purtroppo di conflitti che si moltiplicano? Anche se vedo tutti i problemi che ci sono, che sono problemi importanti, significativi, che non sono il prodotto degli Stati europei, con un'eccezione, e cioè il sovranismo, anche se vedo tutti questi problemi, continuo a pensare che l'Europa va avanti, che giorno dopo giorno c'è qualche piccolo cambiamento che va nella direzione giusta, cioè nella direzione di maggiore integrazione, di maggiore condivisione, di maggiore coordinamento delle politiche. Draghi ha fatto non un passo avanti, ma ha fatto un salto triplo avanti, e quindi si tratta di vedere se gli Stati europei sono in grado di seguire tutto questo. Però ha fatto benissimo. Bisogna essere molto ambiziosi, indicare strade difficili da percorrere, ma percorribili. Difficili, ma percorribili. E quindi questo va bene. Poi sappiamo che ci sono alcune piccole cose che possono essere fatte. Ad esempio, tutti ce l'hanno con il voto all'unanimità. Ricordo che l'unanimità non è una procedura di voto democratica, perché consente a una persona di ricattare tutti gli altri. Bobbio ha scritto un capitolo fondamentale nel quale diceva che ci sono tre modi per votare: a maggioranza relativa, a maggioranza assoluta e a maggioranza qualificata, ma l'unanimità non rientra in questo. E poi naturalmente ci vogliono dei leader, perché non bisogna dimenticare che nel corso del tempo l'Europa ha fatto passi avanti grazie ad alcuni leader nazionali, che non erano solo il famoso francese e il famoso tedesco, ma erano anche magari il famoso belga, Henri Spaak, erano anche magari il famoso italiano, prima De Gasperi e poi certamente Spinelli. Quindi dobbiamo aspettare che sorgano dei leader di questo genere. La Ursula von der Leyen non è di questa, è una leader negoziatrice che potrebbe anche portare a qualche vantaggio, qualche volta utile. Adesso vediamo se sfrutterà al meglio la situazione che gli si presenta, di fare funzionare la nuova commissione. Però l'Europa c'è. Avrei una visione meno negativa, perché anche il soft power, anche il potere che deriva dalla cultura è rilevante. E poi da ultimo, lo dico sempre e lo ripeto, tutti questi migranti che vogliono venire in Europa fanno un omaggio clamoroso, enorme, monumentale all'Europa. L'Europa è il luogo dove vogliono vivere loro e dove vogliono fare vivere i loro figli. Sentono e sanno che l'Europa è
il più grande spazio di libertà e di diritti mai esistito al mondo. Teniamocelo e facciamolo funzionare. Per farlo funzionare però serve anche che all'interno degli stati-nazione più rilevanti, lei citava il famoso francese e il famoso tedesco, ci sia una propensione dell'opinione pubblica e ci siano governi che tirano, diciamo così, nella direzione di una maggiore integrazione. Possiamo fare, in conclusione della nostra conversazione, due fotografie di quello che sta accadendo appunto in Francia e in Germania, partendo dalla Francia. Nella Francia c'è un presidente che notoriamente pensa di essere più intelligente di tutti, il più manovrino di tutti, quello che ha una visione complessiva e dice ve la farò pagare. Non mi avete dato abbastanza consenso, ma io vi dimostro che grazie alle regole della Quinta Repubblica e alle mie enormi capacità di manovra politica produrrò una situazione nella quale manterrò il potere almeno fino alla fine della mia presidenza e poi influenzerò quello che viene dopo. Quel leader, peraltro, è un leader europeista, nel senso che le sue opinioni sono certamente in direzione di una maggiore integrazione europea, però è una situazione difficile che può essere risolta soltanto da un enorme, e qualcuno direbbe esagerato, senso di responsabilità della sinistra, ed è possibile però che questa sinistra riesca a garantire una presenza nel governo francese e poi garantisca una maggiore integrazione, una migliore visione europeista. La Germania ha dei problemi, un problema risolto che è il problema del rapporto tra la Germania dell'Ovest e quella dell'Est. D'altronde chi è vissuto 30 anni sotto un regime comunista che era in qualche modo molto vicino al totalitarismo, forse non ha preso tutte le qualità, tutti gli elementi necessari della democrazia, o forse aveva aspettative troppo elevate dall'unificazione e sta replicando in questo modo, cioè votando per partiti di destra, qualche volta vicini, che rasentano il nazismo, partiti di destra che dicono che il sovranismo sarà la soluzione ai loro problemi, e naturalmente sappiamo che non è così. Temo di più le dinamiche interne alla Germania, perché la Germania è più grande, più importante, più significativa anche dal punto di vista economico. Però vedo che c'è un problema. E il problema non è risolvibile dall'Italia con l'attuale governo, certamente no. Avrei preferito che ci fosse la Gran Bretagna, che in qualche modo ha sempre avuto una visione liberal democratica anche dell'Europa. La Brexit è stata una ferita profonda. Non saprei come se ne esce se non attraverso una grande capacità di iniziativa non solo della Commissione europea, ma del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo storicamente è stato all'avanguardia di molti cambiamenti. Spero che lo sia anche in questa occasione. Le faccio davvero l'ultima domanda, che è la domanda delle 100 pistole. I suoi maestri, maestri della scienza politica, Sartori, Bobbio, con declinazioni naturalmente differenti, sono stati campioni anche di una cultura politica liberal-democratica. C'è uno spazio oggi per provare a rilanciarla, oppure forse è diventata anacronistica e nel mondo dei sovranismi e degli opinionisti tuttologi sui social non c'è più la possibilità, appunto, di costruire una cultura politica di tipo liberal-democratico? E che purtroppo i liberal democratici in Italia, che si definiscono quattro gatti, non hanno mai proliferato, ma per una ragione molto semplice: non erano abbastanza liberal democratici, non lo sono tuttora, cioè si definivano in contrapposizione al Partito Comunista e oggi si definiscono in contrapposizione alla sinistra. È un errore. Invece la liberal democrazia ha enormi spazi, spazi costituzionali, spazi che toccano la cultura, che toccano naturalmente anche l'economia. C'è una visione. Keynes era un economista liberale e l'intervento dello Stato nell'economia è un intervento che era proposto da lui stesso per risolvere alcuni problemi. L'Unione Europea può fare grandi passi avanti stabilendo alcune regole e anche intervenendo, non liberalizzando, ma suggerendo, dirigendo, dirò così, in alcuni settori. Alcune di queste espressioni si possono trovare anche in Mario Draghi. Il futuro comunque sia non potrà non essere anche liberal democratico, o come potrebbe dire Sartori, liberal costituzionale. Raccogliamo questa conclusione come un auspicio, un autentico auspicio. Io ringrazio tantissimo il professor Gianfranco Pasquino, maestro della scienza politica. Ricordo Fuori di testa, il suo ultimo volume uscito per Paesi Edizioni, diciamo
l'ultimo di una lunghissima serie, tra cui ci sono appunto testi fondamentali della scienza politica. Molte grazie a lei per essere stato qui con noi e arrivederci a chi ci ha seguito alla prossima puntata di War Room Com. Grazie a lei, Panarari, grazie a voi.